17 maggio 2018, siamo ancora a Vicenza, la location è sempre Urban Block CrossFit e vediamo il workout di CiperTDB odierno. Partiamo sempre con una fase di costruzione di forza, quest'oggi lavoreremo sugli stacchi da terra, sui deadlift, dopodiché lavoriamo su un 20 minuti AMRAP. Allora, partiamo con il riscaldamento specifico per i deadlift. Prima di tutto 5 minuti a bassa intensità sul vogatore, ragazzi. Bassa intensità vuol dire che dovete scendere sudati ma non in affanno dal vostro vogatore. Dopodiché partiamo con il Monster Walk, facciamo 3 serie da 10 di Monster Walk, 10 scalciate per gamba. Il Monster Walk potete cercare chiaramente un tutorial su come farlo, ma sono delle scalciate a gambe tese, tradotto in italiano. Dopodiché abbiamo 10 inch worm, poi abbiamo dei big lunge, quindi degli affondi molto profondi in cui non andiamo ad appoggiare il nostro ginocchio posteriormente e a cui aggiungiamo anche un twist, una torsione del corpo fatta in maniera molto pacata e molto lenta, ragazzi. Fatto questo, ci lavoriamo per circa 10 minuti su questo riscaldamento, passiamo a 5 set da 10 deadlift con un peso molto leggero, magari i ragazzi una 40ina di chili, per quanto riguarda le ragazze una 30ina di chili. Al centro del vostro bilanciere aggiungete una banda elastica, la attaccate al palo del rig, dopodiché fate degli stacchi da terra. Questo esercizio vi serve per mantenere il bilanciere sempre bene a contatto con le vostre gambe. Ora siamo caldi e partiamo con i nostri deadlift. Sono 3 ripetizioni al massimo del peso che riuscite a sostenere quest'oggi. Finito ciò, passiamo al workout of the day. Quindi abbiamo 20 minuti AMRAP, quindi più round possibili di 200 metri di corsa, 14 kettlebell deadlift con 2 kettlebell da 32 kg per quanto riguarda gli uomini, mentre per le ragazze 24, e 2 salite alla corda, 2 rope climb. E gli avanzati, abbiamo già detto quali sono i pesi, ma per quanto riguarda gli intermedi e i beginner utilizzeremo una kettlebell da 24, 2 kettlebell da 24 per quanto riguarda i ragazzi e 2 kettlebell da 16 per quanto riguarda le ragazze. E se volete riscaldarvi per la corda, il suggerimento che vi posso dare è fate 2 o 3 serie da 10 ripetizioni di pull up alla corda, quindi prendete la corda e fate dei pull up. Mi raccomando, ragazzi, ogni volta la presa andrà cambiata. Ciao da Vicenza, 3, 2, 1, go!